Contenuti su OnlyFans con la faccia di Ariana Grande, ma anche Vittorio Sgarbi che nel weekend diventa Elon Musk su Twitter e risponde alla gente, e Patreon che non ha più un reparto cyber security. Tutto questo e molto altro ancora. Io sono Matteo Flora e questo, beh, questo è Ciao Internet. Ciao Internet. Allora, vi erano mancate, vero, le copertine clickbait? A me no, però funzionano. Partiamo dall'inizio. Vi ho detto, Ariana Grande e OnlyFans. Ariana Grande circolano negli ultimi mesi delle immagini di Ariana Grande molto più provocante, addirittura con degli scatti abbastanza espliciti. E adesso come adesso li potete comprare su OnlyFans. Con un unico piccolo problema, che non è Ariana Grande. Già, la persona si chiama Paige Niemann ed è diventata famosa come impersonatrice, come impostore di Ariana Grande su TikTok. Se n'era già parlato, il fatto che vive del lustro della sua ben più famosa icona che sta copiando, ha acceso un po' più di controversie il fatto che abbia aperto un OnlyFans. Già, perché gli utenti, ovviamente, i fan e non solo, si sono lamentati dicendo it's weird and creepy, è strano e un po' da rabbrividire. E in effetti è vero. Pensate anche solo il fatto che Ariana Grande, già sessualizzata pesantemente, ne avevamo anche parlato in qualche video, tradizionalmente, anche prima che fosse maggiorenne, quindi già oggetto di attenzioni di un certo tipo, a un certo punto si trova con contenuti espliciti su OnlyFans. Certo, non sono a nome suo, ma l'immagine è quella, la faccia è la sua, non è quella dell'impersonatrice che si trucca, si rende il più simile possibile. E da un certo punto di vista sì, è l'equivalente di trovare in giro deepfake o deep porn che impersonano qualcuno. Tra parentesi, è anche a livello di proprietà intellettuale, di copyright, è un concetto spinoso. La ragazza non dice mai di essere qualcun altro, dice di essere se stessa e si è fatta un nome impersonificando. Ciò non toglie che, soprattutto in questi casi, rimane un po' da pensare. Da pensare al fatto che comunque l'immagine che viene lesa è proprio quella di Ariana Grande, che ha fatto un vanto, ma nemmeno forse un suo preciso posizionamento etico e di professionista, il fatto di non apparire in determinati tipi di contenuti, e che adesso si ritrova suo malgrado nuda di fronte a un pubblico. Un qualcosa su cui dovremmo parlare anche in visione dei prodigi della tecnica su quello che riguardano i deepfake e le immagini finte in cui la faccia è piazzata su altri su altri corpi. Raccontatemi qui sotto cosa ne pensate invece voi, perché sono forse più curioso di capire la vostra di opinione che non la mia. E parliamo di Sgarbi. Nel weekend Vittorio Sgarbi diventa Elon Musk. No, no, non sto scherzando. Questo era come appariva nel weekend l'account di Vittorio Sgarbi ufficiale, con tanto di pallino, che come nome ha Elon Musk. Non solo, ma inizia anche a rispondere agli utenti e continuare a spammare a chiunque parla normalmente a Elon Musk. In questo caso vedete Vittorio Sgarbi, perché l'ho presa dopo che ha ricambiato il nome. Una geniale manovra di marketing per fare in modo che più gente lo segua, eccetera. No, molto più probabilmente un account sfondato. Perché ve lo dico? Perché i link che poi proponeva mandavano su un filmato su YouTube fatto, e qui ritorniamo al concetto di deepfake, in cui un finto CEO di tutta una serie di parti cripto, di Binance in realtà, in un finto account con il nome Binance Live, anche qui, ma non ovviamente quello ufficiale, proponeva scam a tema crittografico. Chi c'è da prendere a legnate qui? Due persone, devo dire la verità.
Qui non me la sento. Di primo, legnate come non ci fosse un domani a Vittorio Sgarbi, che molto probabilmente non aveva l'autenticazione a due fattori attivata o comunque se l'è fatta fregare. Quando hai un account che ha quasi 900.000 follower e che ha un impatto così importante, soprattutto in questo periodo di elezioni, magari ci stai un filo più attento. Ma in questo caso me la sento di dare un po' di legnate anche a Twitter. Perché a Twitter? Perché il nome che tu vai a scegliere è legato al tuo verified. Il fatto che io possa prendere un account verified, cambiare il nome e rimanere verified è un problema che va gestito. La stessa cosa ha dovuto gestire Instagram, come tanti altri profili, perché qualunque account verificato diventa automaticamente possibile veicolo per impersonare un po' chiunque. E questa cosa fa male, tanto. Come risolverlo? Probabilmente togliendo il verificato o richiedendo la verifica con altri documenti nel momento in cui cambi un nome. Un po' più di una rottura di scatole? Sì, tanto, anche perché io potrei cambiare il nome anche solo per aggiungere qualcosa, eccetera, ma lo faccio in descrizione e il nome rimane quello. L'idea di fiducia che viene data dal bollino di verificato deve corrispondere a un livello di fiducia reale che io do verso l'utente finale, altrimenti... altrimenti è un problema e nemmeno tanto piccolo. E per chiudere, non so se lo sapete, ma dal weekend Patreon non ha più un reparto cyber security. Non sto scherzando, davvero non lo ha più. Ha licenziato, ed è la notizia prima era apparsa dall'account Twitter del ex responsabile del reparto, ha licenziato tutti e cinque i dipendenti che si occupavano proprio di cyber security. La motivazione? Spostarlo all'esterno, quindi spostarlo a una società esterna che avrebbe gestito e che da qui in poi gestirà i vari account. Che è un problema. Vi spiego perché. Nella parte di gestione della security non ci sono solo policy e il giorno per giorno, c'è tutta una serie di lavori fatti dietro le quinte che le persone che lavorano all'interno di un'azienda conoscono bene. Tanto di piccoli errori, piccole imprecisioni che sono rimaste aperte. Perché? Perché sono sotto continua sorveglianza e nel frattempo, intanto che non saranno rigestite, ovviamente rimangono lì ma sorvegliate, che un qualcuno che arriva da parte terza di botto probabilmente non prende in considerazione. Oltre al fatto che è ovvio che una parte della security è normale che sia affidata a terzi, ad esempio tutta quella parte che sono i SOC, i Security Operation Center, cioè il presidio 24 ore su 24 per monitorare che cosa succede, ma tutta la parte di implementazione interna, tutta la parte di gestione e di creazione di un sistema sicuro dovrebbe almeno in parte rimanere in pancia a qualcuno che è nell'azienda e ha non la fatturazione a fine mese come primo obiettivo, ma il fatto di mantenere una infrastruttura sicura. Ci sarebbe anche da raccontare un po' i livelli di deresponsabilizzazione. A questo punto diventa facile dire non è colpa mia, ma è un terzo. Ma anche qui, raccontatemi cosa ne pensate voi. Io con oggi chiudo qui, ma prima un paio di dettagli tecnici nostri. Come avete visto, non c'è il fondale nero, non preoccupatevi, non è la mia forma definitiva. I Ciao Internet Studios si rinnovano, ho sbancato totalmente lo studio, in questo momento c'è una scrivania in mezzo al nulla, in realtà in mezzo a una stanza completamente vuota. Riesco finalmente di nuovo a rialzare la scrivania per poter fare anche video in piedi, cosa che mi riproponevo di fare da un po'. Cambieranno un filo i colori, rimarrà comunque a tema scuro. Quello che voglio dire è che nelle prossime settimane probabilmente sarà un po' più difficile riuscire a fare un po' tutti i mettere a posto un po' tutti i pezzettini di Ciao Internet. Non preoccupatevi se li faccio un po' dallo studio un po' in giro, non preoccupatevi se non vedete il nero, gli studios torneranno ancora più belli di prima. Per il resto, nulla da dire se non lo spottone finale e ci vediamo mercoledì. Sono Matteo Flora, mi occupo di reputazione e crisi in università e con le mie aziende. Vengo dalla cyber security, ti spiego come la rete ci cambia e come usarla bene. Iscriviti adesso al canale e in descrizione trovi la newsletter e il gruppo Telegram per altri spunti.
E come sempre, e anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato. Ed estate parati.